Ciao, sono Aldo Mella e ci vedremo fra poco su Videotop con You Look. A Videotop con grande piacere abbiamo con noi Aldo Mella. Benvenuto Aldo. Buongiorno a tutti. Con Aldo diventa difficile poter contingentare l'intervista in una settimana perché innanzitutto bassista, come nasce questa passione? Perché di passione si tratta? Allora, la passione del basso in realtà è stata una passione semi indotta, perché molti anni fa suonare il basso non era vista come una cosa molto così, allora qualcuno si doveva sacrificare. È lo stesso effetto del calcetto col portiere. Probabilmente sì. Comunque io insomma ero molto giovane, perché ho cominciato veramente a 11-12 anni a suonare il basso elettrico, e in questo gruppo con mio fratello dove suonavamo insomma qualcuno ha dovuto sacrificarsi. Io l'ho fatto e ho continuato a sacrificarmi finora. Tu eri il fratello minore o maggiore? Il fratello minore, ovviamente mio fratello era chitarrista. La domanda era scontata. Lui, ma lo sapevo che non potevi che essere fratello minore perché tu suoni il basso. Lui ha abbandonato definitivamente la musica in tempi lontanissimi e io invece ho continuato. Perché poi al di là di tutto, in sé per sé proprio il basso ha avuto... Beh, una grande evoluzione. Una grande evoluzione. Sì, anche no? Perché io poi sono passato a un certo punto dal basso elettrico al contrabbasso. Intorno ai 18 anni ho avuto questa folgorazione per il jazz e poi insomma ho mantenuto ho portato avanti le due cose a fasi alterne. Un po' di più suonavo l'elettrico, un po' di più suonavo il contrabbasso. È una terra misteriosa che avevo davanti. Solo adesso me ne accorgo, lontano da qui. Passando attraverso gli Area 2, Franco D'Andrea, tutte le varie esperienze, per arrivare ai giorni nostri c'è una novità fresca di pubblicazione anche, no? Dal punto di vista discografico. Sta uscendo in questi giorni questo progetto a cui io tengo particolarmente, perché trovo che sia una formula molto, molto interessante, molto originale. Come non abbiamo inventato niente ovviamente, però la sonorità è molto particolare, perché il gruppo comprende un trio che comprende percussioni, basso e contrabbasso a seconda dei pezzi, e voce. La voce è quella di Luisa Cottifogli, che è una cantante che ha avuto delle esperienze molto prestigiose, forse ricordata di più per la sua collaborazione con il gruppo Quinto Rigo negli anni passati, con cui vinse tra l'altro il Top Jazz come miglior disco, cioè come miglior gruppo qualche anno fa. E appunto Luisa è una cantante molto poliedrica, con una tecnica incredibile, per cui la sua voce viene usata non soltanto per eseguire canzoni, essendo ma usata anche come strumento, come percussione, per cui insomma è ricca. In effetti la curiosità destata proprio dal tipo di formazione porterà i nostri telespettatori a cercarvi su Spotify, sulle varie piattaforme, e speriamo anche andare ad acquistare il disco, che non fa male. Il disco perché si usa ancora, c'è qualcuno, mi dicono, non so, ma da alcuni notizie, qualcuno acquista della musica. Tra l'altro sarà distribuito da Self, per cui si troverà sicuramente non nei supermercati, ma nei negozi di musica un minimo specializzati, sicuramente si troverà. Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats. Per esempio ci sono anche diverse cover nel CD, una di queste per esempio è la gloriosa Angel dei Rolling Stones, a cui abbiamo insomma cambiato il tempo, e lì per esempio in questo caso è solo l'accompagnamento è di
contrabbasso e basta, cioè che fa semplicemente una linea melodica di basso praticamente. In effetti, a proposito di cover, è assolutamente interessante l'esperimento. Gigi, oltre a essere appunto un notevole percussionista, anche lui ha questo set di percussioni particolari che suona questa cassa praticamente, che sono due supporti di legno vuoti che lui suona con i piedi nudi praticamente. Con i piedi. È lo stesso effetto di una cassa, praticamente di una cassa di una batteria, però dato da questa cosa, ovviamente non ha bisogno di mettere il doppio pedale, se l'ha già incorporato direttamente nei piedi, per cui ogni tanto vengono fuori degli effetti molto gradevoli. Poi sempre con il piede suona una cabassa che è attaccata con un filo, per cui sono tutte cose che comunque nel video si vedono. Non possiamo non dire che c'è della ricerca, un po' la situazione alternativa. Lui è anni che ricerca su questa cosa e adesso ha raggiunto questo set percussivo che devo dire che è veramente molto interessante. I colori sono parecchi. Album intitolato Desert Island, tutto parte dal fatto di portarsi sull'isola deserta la musica che preferiamo. In realtà abbiamo cercato di mettere dentro quel famoso pezzi. Gioco se dovessi sì, esatto, sì, quello, perché quando abbiamo fatto Music Riser, che abbiamo partecipato a questo crowdfunding o Music Riser, quando abbiamo dovuto presentare il progetto, in effetti l'abbiamo presentato in questo modo: dovessimo portarci dei pezzi sull'isola deserta, ci porteremo questi. Per cui oltretutto la possibilità di seguirvi dal vivo, no? Sì, dal vivo. Adesso a brevissimo c'è un appuntamento interessante al Salone del Libro. Sì, siamo al Salone del Libro il 9 di maggio, presso lo stand di Radio 3. Suoneremo vari brani nel pomeriggio durante tutte le trasmissioni, praticamente, che vanno dalle 14 alle 18. Per cui alza il volume, Fahrenheit, che sono le trasmissioni pomeridiane di Radio 3. Sì. Aldo, noi ti ringraziamo moltissimo. Un saluto al resto del gruppo. E mi raccomando. You look. Arrivederci a tutti, grazie.